che vuole girarsi seppur in allontanamento verso il canestro, per gli arbitri c'è fallo di Christian Eyenga su di lui. Allora la difesa di Varese decide di forzare il gioco in post basso, costringendolo, guardate, al palleggio verso il centro, lo chiude decisamente. Stefano, momento chiave della partita, Gianmarco Pozzecco al secondo fallo tecnico ed espulso da questa partita, era entrato sul parquet non contento della chiamata arbitrale, e adesso occhio perché il Pozzecco rischia di peggiorare, ammesso che sia possibile, ancora di più la sua condizione. Anche Max Ferraiuolo, il team manager di Varese, a seguirlo. Pozzecco non lascia il campo ed eccolo lì adesso Max Ferraiuolo che vuole prenderlo, e Eyenga dice: coach, ok, grazie che mi vuoi venire in aiuto. E occhio perché il derby perde un altro dei suoi protagonisti. Pozzecco esce arrabbiatissimo e vuole incitare Masnago. Andiamo in diretta con Pozzecco che davanti alla panchina di Milano si strappa la camicia. Gianmarco Pozzecco si strappa la camicia. Stiamo vedendo di tutto in questo derby. L'espulsione di Pozzecco quando manca 1:37 alla fine del primo tempo, con camicia strappata. È arrivato il secondo tecnico e la automatica espulsione. Eyenga ha provato a calmarlo al pari del team manager, come detto, nella pallacanestro varese Ferraiuolo. Occhio perché questo rischia di diventare un momento tra i più importanti di questa gara. In questi ultimi 97 secondi, qui andiamo a rivedere Pozzecco decisamente sopra le righe e fumantino nella sua uscita dal campo, con due falli tecnici presi in meno di 20 minuti, che gli sono costati ovviamente l'espulsione.